Salve amici e amiche carissimi, benvenuti nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi vorrei proporre e portare alla vostra attenzione questo lavoro fatto a maglia formato da tanti cuoricini, come io li definisco, alternati dal punto a maglia rasata. Ogni forma di cuoricino viene lavorato in tre passaggi. È molto grazioso, è molto semplice, è una maglia duttile adeguata a fare svariati lavori e lascia a voi la creatività di fare ciò che meglio vorreste realizzare, sempre che il prodotto che vi sto presentando, il lavoro, sia di vostro gusto e di vostro piacere. E io lo auspico e me lo auguro. Non è un punto irreversibile, perché questo è il retro come si presenta, ed è un multiplo di 3. Io ho cominciato con una maglia rasata, come potete notare, anche perché i cuoricini vanno alternati a maglia rasata. Quindi partirei con il tutorial, però in formato più ridotto. Spero di essere semplice. Dico subito che per correttezza del prodotto che sto utilizzando, io ho utilizzato questo Roby Jolly al 100% acrilico, ma di alta qualità. Logicamente, palesemente, potete utilizzare tutti i filati che volete e i colori che vi piacciono di più. Spero e auspico soltanto che il lavoro sia di vostro gusto e di vostro piacere. Io qui ho già messo una piccola numero ridotto di multiplo di 3 e una piccola base che ho fatto a maglia rasata. Poi vorrei partire direttamente dal punto e incominciare a spiegarvi quali sono i passaggi. Se doveste trovare una difficoltà nel seguire i passaggi, io vi do il consiglio di scrivervelo, di prendere nota in qualche foglio, in qualche quaderno, in qualche blocco note, oppure, come faccio di solito io, cerco di memorizzarlo a voce alta. Ognuno di noi ha la sua tecnica. Spero soltanto di essere semplice e che il lavoro che vi sto presentando sia di vostro gusto e piacere. Quindi abbiamo messo il numero di maglie per quanta lunghezza e larghezza ci serva sul nostro ferro. Ho fatto una piccola base e incominciamo sempre dal diritto del lavoro, ricordatevelo. Quindi a questo punto mi conviene fare un altro passaggio, scusate, così vedete meglio anche voi. Io devo tornare sul diritto del lavoro, quindi faccio ancora un altro passaggio e per quello ho ridotto il campione con un numero più piccolo e vorrei essere semplice nella spiegazione e non complicarla. Ecco, così siamo sul davanti del lavoro e possiamo incominciare. Abbiamo fatto la nostra base, abbiamo messo le nostre maglie e incominciamo con il punto a cuoricino, così come lo definisco io. Scusate se notate un po' di vento, ma ho proprio la ventola che cade sopra di me. Abbiate pazienza. Allora, il primo passaggio è questo, badate bene, seguitemi. Lavoro il punto di rivagno, poi farò un punto al rovescio, poi ancora lavorerò fra due maglie, infilo il ferro e lavoro un'asola. O una maglia o un punto, come la volete definire, faccio una gettata, poi prendo le due maglie di cui mi sono servita per fare l'asola e le lavoro entrambe così e butto giù, riportando anche il numero delle maglie sul ferro. Di nuovo punto al rovescio e mi ripeto, fra le due maglie faccio infilare il ferro, la punta del ferro, per formare un'asola.
getto, faccio una gettata, poi prendo le due maglie in considerazione e le lavoro entrambe in questo modo insieme, così, e le butto giù. Di nuovo un rovescio, scusatemi, un rovescio. E mi ripeto con l'asola, fra due maglie, facilissimo questo, facilissimo. Formo un'asola, faccio la gettata e le due maglie stesse le utilizzo per lavorarle insieme così in un unico punto. E le butto giù. Poi il punto di rovescio e il punto di vivagno. Questo era il primo passaggio. Ripeto, memorizzatelo, magari scrivetevelo, oppure come faccio io me lo ripeto a voce alta, ognuno ha la sua tecnica. Il secondo passaggio è diverso completamente, ma sempre molto facile. Facciamo il punto di vivagno, lavoriamo un dritto, poi lavoriamo un dritto, poi due rovesci. Badate bene, e passo una maglia che non lavoro da un ferro all'altro facendo passare anche sopra il filo. Ok? Mi ripeto, un dritto, due rovesci, passo una maglia senza lavorare dal ferro sinistro al ferro destro, passando anche il filo sopra, così. Poi ripeto, un dritto, due rovesci, passo la maglia con il filo sopra. Poi un rovescio, un dritto, scusatemi, un dritto e il punto di vivagno. Questo era il secondo passaggio. Non abbiamo ancora ottenuto nulla, soltanto questo, ma non abbiamo ancora formato il cuoricino. Con questo terzo e ultimo passaggio dovremo terminare. Allora, ripetiamoci ancora, scusatemi, ho il filo che si impiglia. Ecco, allora il punto di vivagno, terzo e ultimo passaggio, punto di vivagno, dopodiché rovescio, dopodiché ancora giù il filo, faccio una passata di maglia senza lavorare. E lavoro due rovesci, uno e due, ma mi fermo e accavallo la passata che non ho lavorato sui due ultimi rovesci, formando il cuoricino. E abbiamo terminato il nostro rapporto. Ripeto, un rovescio, passo la maglia senza lavorare. Due rovesci e a cavallo la maglia che non ho lavorato sui due rovesci, formando il cuoricino. Ancora mi ripeto, un rovescio, passo la maglia senza lavorare e lavoro due rovesci. A cavallo la maglia che ho passato senza lavorare sui due rovesci, un rovescio e il punto di vivagno. Ecco qua, abbiamo completato i nostri cuoricini. Guardate come sono graziosi. Non ditemi che non sono originali, che non sono graziosi, perché sono veramente, veramente particolari, adeguati a ogni tipo di lavoro. Ora, per proseguire, io non voglio essere noiosa, ma mi piace essere più precisa che mai.
io faccio di nuovo un passaggio di maglia rasata per farvi rivedere e memorizzare meglio il nostro punto. Quindi farò un passaggio al rovescio. Molto semplice, basta ricordarsi i passaggi, facilissimo, è creativo e bellino. Poi rigiro come ferro di ritorno un dritto, si notano i cuoricini, sono troppo graziosi. Lavoro anche il vivagno. Tutti punti al dritto, anche perché siamo sul davanti del lavoro e stiamo lavorando l'intermezzo, diciamo che alterna il passaggio da un cuoricino a un altro, da una fila di cuoricini a un'altra fila. Poi ritorno come filo, come ferro, facendo il rovescio finché mi possa trovare sul davanti del lavoro e terminare anche la maglia rasata. Quindi tre passaggi praticamente di ferri, potrete farne anche 6, anche 8, dipende dal gusto di quello che volete realizzare o creare. Ecco qua, io ho fatto di nuovo una base praticamente, vedete così, perché ora ricomincio a farvi i passaggi del nostro, vi faccio notare di nuovo i passaggi del nostro cuoricino. Quindi rigiro il ferro, mi trovo sul davanti del lavoro. È facilissimo, ripeto, il punto ne vale la pena, è veramente bellino. Lavoro il vivagno, come primo passaggio ricordatevi, perché il passaggio del cuore si svolge in tre passaggi. Poi faccio un rovescio, poi prendo due maglie, fra le due maglie infilo il ferro e formo un'asola. Faccio una gettata e le due maglie le prendo insieme, le lavoro insieme così. Butto giù un rovescio e di nuovo, co come per abbreviare, fra le due maglie l'asola. Faccio la gettata e le due maglie le lavoro insieme così. Da questo lato, ricordatevi, le lavoro insieme e butto giù, però ne ho preso solo una e mi dispiace, scusatemi, e devo riprenderla. Allora, fra le due maglie formo un'asola, così, la lascio qui sul ferro, una gettata e le due maglie le lavoro insieme così e butto giù. Un rovescio e nuovamente tra le due maglie formo un'asola, una gettata e le due maglie insieme le lavoro così. In un unico punto e le butto giù, un rovescio e il punto di vivagno. Questo era il secondo passaggio del nostro cuoricino, che non si nota ancora perché dobbiamo terminare col terzo passaggio. Terzo e ultimo passaggio, che è anche facile, è quasi un gioco. Allora, badate bene, lavoro il punto di vivagno o di bordo, poi farò un rovescio, poi passo una maglia senza lavorare da un ferro all'altro e lavoro due rovesci, uno
e 2. Ma a cavallo la maglia che ho passato senza lavorare sui due rovesci. Di nuovo un rovescio, una maglia passata senza lavorare e due rovesci. A cavallo la maglia senza lavorare sui due rovesci che danno forma al cuoricino. Un rovescio. Passo la maglia senza lavorare da un ferro all'altro e lavoro ancora due rovesci. A cavallo la maglia che non ho lavorato sopra gli ultimi due rovesci, un rovescio e il punto di vivagno. E questo era il terzo e ultimo passaggio, per cui abbiamo ottenuto l'ennesima fila di cuoricini. Guardate come si notano e come sono assai graziosi. Ora, per alternare, ripetendomi, dovreste fare un passaggio di maglia rasata, come ho fatto vedere, come vi ho dimostrato, e ripetere i tre passaggi che ho fatto finora insieme a voi, per ottenere un risultato molto più omogeneo e definitivo come quello che vi ho fatto notare a inizio campione, perché anche questo è un campione. Però guardate che il risultato terminato e ultimato alla fine dà grande soddisfazione. Credetemi, esce un lavoro veramente bellino, grazioso, particolare e originale. Ve lo faccio vedere ancora più da vicino. Guardate che graziosità questi cuoricini che si alternano l'uno all'altro come se fossero in fila e dando forma a un lavoro a maglia molto particolare e grazioso. Mi pare di avervi detto tutto, spero di essere stata semplice anche nella spiegazione. Casomai guardate il video, riguardatelo o prendete nota dei passaggi. Io sono molto meticolosa per queste cose, forse anche troppo, però ci tengo ad essere precisa. Memorizzo parlando a voce alta io stessa e ognuno di voi avrà la propria tecnica per poter ricordare. Però, come avreste potuto notare, è facilissimo, non c'è difficoltà. Una volta che si prende manualità si va in altezza per quanto si desidera raggiungere. Quindi mi pare di avervi detto tutto e spero di essere stata semplice. Soprattutto auspico che il lavoro che vi ho presentato sia di vostro gusto gradevole e piacevole e dia l'idea, lo spunto, il progetto per fare i migliori lavori e le più belle creazioni che potreste realizzare. Spero di avervi fatto cosa gradita, questo è il mio auspicio e la cosa principale che mi propongo. Che sia di vostro gusto, soprattutto se ciò fosse mi farebbe cosa gradita un like o iscrivervi al mio canale Nuvole di Lana semplicemente cliccando sulla parola iscritto. Non c'è nulla da pagare, facilissimo, e vi sarei grata. Quindi a questo punto non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per la pazienza che avete avuto, la compagnia che mi avete fatto, molto importante per me, credetemi. E auspico che sia di vostro piacere, di vostro gradevole lavoro, progetto, che possa indurvi a fare tanti bei lavori. E ringrazio tutti i miei iscritti con stima, con gratitudine, anche coloro che mi seguono pur non essendo iscritti. Vi ringrazio e come di solito faccio, io saluto in francese e siccome abbiamo utilizzato i ferri, il mio saluto di sempre è quello in francese. A tricotère. Quindi grazie ancora, al prossimo tutorial vi aspetto con altre cose belle, nuove e semplici da elaborare. Al prossimo tutorial. Grazie ancora, a tricotère. Grazie, ciao e salve. A tricotère, ciao, grazie.